recuperare la flessione del ginocchio dopo un intervento di protesi. Questo è un obiettivo molto importante da ottenere dopo un intervento per riuscire ad avere tutte le funzioni normali, incluso sedersi su sedute basse, sedersi dentro una macchina, stare seduti sotto il tavolo, tutte quelle cose che richiedono la flessione del ginocchio. Nel nostro protocollo Fast Track questo viene ottenuto in maniera rapida e pressoché immediata dopo l'intervento, però nelle successive fasi post-operatorie ci sono degli esercizi per ulteriormente migliorare la flessione già raggiunta durante il ricovero, e vediamo come. In questo video si vede come si può recuperare la flessione del ginocchio seduti a bordo letto. Ci si sostiene la gamba operata con la gamba sana e si accompagna la discesa verso il basso della gamba operata. A questo punto si toglie il tallone e il tallone viene passato al davanti della caviglia operata in modo da spingere per recuperare la flessione. Questo esercizio è abbastanza difficile se lo fate su una sedia. A casa potete farlo seduti su un tavolo, per esempio. Essendo seduti su un tavolo, facilmente rimane lo spazio libero dietro il tallone per forzare la flessione. Dopodiché potete riaccompagnarvi il ginocchio, tornare su, tornare giù, rimettere il piede davanti alla caviglia e ripetere più volte l'esercizio. Questo è un esercizio graduale, è un esercizio molto utile per le fasi avanzate. Se ancora non riuscite a farlo da seduti, però, c'è anche un ulteriore modo per aiutarvi. La flessione può essere forzata anche nel letto. Come si può fare? Utilizzando un elastico o un lenzuolo, passandolo a cravatta intorno al piede della caviglia e con le mani tirando forzatamente il piede verso di voi. Nelle fasi precoci dopo l'intervento qualcuno può trovare più facile eseguire questo esercizio rispetto che quello che vi ho fatto vedere precedentemente sul bordo del tavolo aiutandosi con l'altro piede. Non importa come fate, basta che ci sia una progressione, che progressivamente la flessione di questo ginocchio venga recuperata anche oltre quei famosi 90 gradi che già avrete automaticamente otterrete durante il ricovero post-operatorio. Quindi è molto importante a casa che eseguiate questo esercizio per implementare la vostra funzione in flessione dopo l'intervento di protesi al ginocchio.